Vi ricordate qualche settimana fa vi abbiamo raccontato l'ampliamento della bottega Ortolani Cofri qui a Imola? Bene, oggi è il momento invece della pillola tecnica. Lo staff ci racconta che cosa si sta facendo per diminuire le emissioni di CO2 e quindi aumentare l'impronta ecologica delle aziende. Oggi parliamo di ambiente. Il cambiamento climatico causato dall'aumento di temperatura è un argomento di grande attualità che coinvolge tutti, dal mondo produttivo al mondo civile. La causa principale, come ormai tutti sappiamo, è l'aumento delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera. Tutte le azioni svolte dall'uomo producono CO2, così come anche il costante aumento dello sviluppo produttivo. Quindi oggi siamo tutti chiamati a dare un contributo per invertire tale tendenza e anche la politica sta dando indicazioni che vanno in questa direzione. Ormai tutte le fasi produttive sono quantificabili, misurabili in termini di CO2 emessa, così da poterne verificare il grado di miglioramento in caso di azioni mirate alla riduzione delle emissioni. Ortolani Cofri è una cooperativa che vanta circa 150 aziende agricole, socie. In tal senso vuole dare un contributo e infatti ha messo in atto un piano di sensibilizzazione presso la propria base sociale, costituito da attività virtuose atte al controllo delle emissioni di CO2. Quindi partiamo proprio dalla produzione. Ci siamo avvalsi della collaborazione di una società leader del settore che è in grado di misurare le emissioni proprio di CO2 relativamente alle attività agricole legate alla nutrizione delle piante. Infatti, ci sono certe modalità di concimazione che permettono di ridurre sensibilmente le emissioni di CO2 in atmosfera, proprio in virtù delle loro caratteristiche di maggiore assimilazione dei nutrienti. È iniziato quest'anno un programma con circa una decina di aziende agricole che seguono proprio il nostro piano di nutrizione. Le produzioni così prodotte potranno vantarsi di un controllo della riduzione dell'impronta al carbonio attraverso un metodo ben preciso e certificato, detto Eco Method, e ci consentirà quindi di certificare anche la singola azienda agricola. Le produzioni di frutta così prodotte, attraverso questa metodologia ben precisa, saranno albicocche, pesche, nettarine, susine, pere e verranno rese disponibili ai nostri clienti attraverso i nostri principali canali di commercializzazione, se non che anche nel nostro punto vendita al dettaglio, la bottega dell'Ortolani Cofri presente qui a Imola. Abbiamo circa 20 ettari di terreno con indirizzo produttivo frutticolo e vitivinicolo. Siamo entusiasti di entrare a far parte a questo progetto insieme alla cooperativa Ortolani Cofri, perché credo che sia corretto l'uso più razionale dei concimi, anche in vista del nuovo obiettivo a livello europeo, che entro il 2030 ci dovrà essere una riduzione del 20% dei fertilizzanti. Novità di questa edizione di MACFRUIT, il salone delle spezie, delle erbe officinali e aromatiche, primo in Europa dedicato a questo comparto, dove c'è anche la possibilità di mettersi alla prova, mettere
alla prova il proprio naso con un esperimento sensoriale in collaborazione con l'Università di Padova. Spezie ed erbe aromatiche, comunque dicevo, sono tantissime, una vera infinità, ma le più consumate al mondo sono pepe, peperoncino e noce moscata. In Italia le usano 20 milioni di famiglie, il mercato delle spezie nella grande distribuzione vale circa 100 milioni di euro e il valore della produzione di erbe officinali e aromatiche è stimato intorno ai 235 milioni. Allora qui a Macfrut questa new entry profumata dedicata alle spezie e alle erbe officinali, ma quanto vale questo mercato? Allora, a livello mondiale complessivamente il mondo delle spezie vale svariate decine di miliardi di dollari. Gli ultimi dati recitano intorno ai 18 miliardi di dollari, chiaro che parliamo di tutto il mondo. In Italia, che è un mercato che cresce? Assolutamente sì, quello che viene chiesto soprattutto nel mercato italiano è sempre una maggiore diversificazione e una maggiore anche attenzione alla qualità, ma non solo quella organolettica, ma soprattutto quella rispondente ai requisiti di sicurezza alimentare. Una curiosità, allora in fiera di solito si dice si viene per vendere, per farsi conoscere, lei è direttore acquisti e quindi c'è qualcosa che tocca, perché? Diciamo, questa anomalia è presto spiegata, diciamo che in questo caso la partnership con Macfrut ha due obiettivi, quello ovviamente da un lato di vendere anche i nostri prodotti, ma siamo qui io e la mia collega Elena Savioli anche per provare ad acquistare. Noi qui abbiamo due linee principali, che sono la linea Fair Trade con origine Sri Lanka e la linea delle regionali bio, che sono principalmente erbe, quindi caratterizzate dalla biologicità e da una forte connotazione regionale. Quindi noi siamo qui per accogliere aziende nuove che si vogliono affacciare a questo mondo e provare a capire se si può sviluppare appunto qualche nuovo prodotto da aggiungere alla nostra linea regionale bio. La produzione di erbe aromatiche, erbe officinali è attività agricola a tutti gli effetti riconosciuta per legge. E qui con me Giancarlo Campana, che è titolare di un'azienda agricola della provincia di Mantova, fa parte del direttivo della FIPPO, che è la Federazione Italiana dei Produttori. Allora, questa attività agricola, che sembra attività di nicchia, attività secondaria, forse quando si parla di multifunzionalità, ma è interessante come attività per un agricoltore, ha degli sbocchi? Allora, gli sbocchi noi li abbiamo intuiti e visti qualche anno fa, sono circa 10 anni che la nostra azienda si è dedicata a questa coltivazione e abbiamo fatto una scelta di produrre per il mondo del grossismo, cioè fare masse importanti dedicate a grossisti che trasformano o industria che poi trasforma il nostro prodotto. La nostra scelta non è stata quella di andare a fare un prodotto finale dedicato al cliente finale, che tanti nostri soci, tanti nostri colleghi invece hanno sviluppato. E sono interessanti entrambi i canali, insomma. Bisogna da una parte sviluppare più l'azienda sulla produzione di massa, quindi avere macchinari, avere personale, avere magazzini di stoccaggio, attrezzature abbastanza importanti, quindi parliamo di una situazione agro-industriale. Dall'altra parte invece le aziende devono sviluppare un sistema di vendita che vada a cercare gli acquirenti, i piccoli acquirenti, e quindi sviluppare molto di più la parte commerciale che ne è la parte produttiva. Quanti siete in Italia a fare piante officinali? Cioè numeri importanti o numeri residuali? No, credo che per il mondo agricolo siamo poche aziende, però ci sono dei comprensori storici importanti, c'è il Piemonte, ci sono le Marche, c'è la Sicilia, c'è la Calabria, insomma ci sono comprensori importanti. Certo non sono i numeri dei seminativi o della frutta che viene consumata quotidianamente. Certo, sì. Certo. Però insomma è un aspetto molto interessante che qui a Macfrut quest'anno abbiamo avuto occasione di approfondire. Io la ringrazio e da qui da Rimini si conclude il nostro collegamento. In sovraimpressione vedete tutti i nostri riferimenti. Vi ringrazio per averci seguito e ci ritroviamo ovviamente la prossima settimana. We'll be right back.
in collaborazione con